Buon pomeriggio amici e benvenuti in un nuovo video sul mio canale. Siamo qui per il post partita della sfida dello Stadio Brianteo Power Stadium che ha visto il Monza vincere finalmente per 2-1 contro la Cremonese grazie ai gol del ritrovato Dani Motta Carvaio al rientro dall'infortunio con la nazionale portoghese e Davide Frattesi, signori. Ale, 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 il Monzale, ale, 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 il Monzale, ale, 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 il Monzale. 3 punti importantissimi che mancavano da troppo, troppo tempo in casa Monza. Il primo gol siglato da Davide Frattesi, uno dei centrocampisti migliori del Monza. Davvero una grande partita per Davide Frattesi, un'altra grande prova. Stremato nei minuti di recupero del secondo tempo, coi crampi, con dei dolori, perché ha veramente dato tutto se stesso, come sempre. Controllata da Dani Mota, scarico all'indietro per Davide Frattesi, che col sinistro all'angolino basso trafigge carne secchi per l'1-0 del Monza. Monza che poi va sul 2-0 con il gol di Dani Mota, azione partita dalla destra con Marione Sampirisi, che fa un cross direttamente dall'altra parte del campo, dove c'è Andrea Del Rico che serve in mezzo Dani Mota, che va a trafiggere ancora carne secchi per il 2-0 del Monza. Poi è arrivato il 2-1 della Cremonese con l'autogol di Sampirisi. Palla in mezzo, Sampirisi in scivolata per cercare di prenderla. La palla sbatte sui tacchetti e finisce dentro. Ma poco importa, quello che importa quest'oggi, quello che conta, sono i 3 punti guadagnati dal Monza con il 2-1, casalingo sulla Cremonese, firmato Frattesi Mota. Due dei migliori in campo, veramente ci voleva, nettamente meglio rispetto alle ultime partite in Monza, devo dire, rispetto al pareggio col Pescara, con l'Entella, alla sconfitta con l'Ascoli, nettamente, nettamente meglio. E soprattutto Michele Di Gregorio. Voglio una statua di Michele, San Michele Di Gregorio, fuori dallo stadio Brianteo, perché oggi ha fatto di quelle parate sullo 0-0, specialmente che, mamma mia, che se no la Cremonese poteva andare 1-2-0, ha fatto due parate, ma anche altre, veramente, ha fatto veramente un partitone il nostro portiere Michele Di Gregorio. Veramente una saracinesca. Purtroppo poi vabbè, ha subito gol, l'autogol di Sampirisi, però alla fine abbiamo vinto 2-1 e sono molto contento finalmente. Ora testa subito alla sfida di martedì alle 16 contro la Salernitana. Io come sempre vi invito a lasciare un mi piace sotto questo video, a commentare con le vostre impressioni della vittoria del Monza in casa per 2-1 sulla Cremonese, a iscrivervi se non l'avete ancora fatto attivando la campanellina delle notifiche per non perdere nessun prossimo video. E sempre forza Monza, dai bagai! Grazie.